c'era anche la possibilità che qualcuno si facesse male, anche perché c'erano dei giovani sopra nell'oratorio, e quindi abbiamo sfiorato una tragedia. Grazie a Dio, ringraziamo il Signore che dei danni sono solamente danni materiali. Tanti danni, paura, ma per fortuna nessun ferito nell'incendio, quasi certamente di origine dolosa, scoppiato sabato sera intorno all'ora di cena all'oratorio della chiesa della Migliarina a Viareggio. Erano da poco passate le 21 quando le fiamme hanno avvolto la veranda esterna che ospita le attrezzature utilizzate per la sagra sul sagrato di metà estate, coinvolgendo la facciata e facendo scoppiare vetri e frigoriferi. Il rogo ha provocato danni per svariate migliaia di euro, ma poteva andare molto peggio. Le fiamme hanno infatti sfiorato uno scooter e un furgone parcheggiato a pochissimi metri di distanza. Al primo piano alcune persone che sono per fortuna riuscite a mettersi in salvo. Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, a eseguire rilievi la polizia scientifica. Non ci sono sistemi di videosorveglianza in zona, ma gli inquirenti non avrebbero dubbi. L'incendio non è scoppiato per caso. I sospetti del vicinato vanno su alcuni gruppi di adolescenti che frequentano la zona. Una bravata, insomma, finita davvero male, che costeranno un poco la comunità parrocchiale, che intende comunque riparare i danni in vista della sagra di autunno di metà ottobre. Tantissima tristezza, perché questa struttura qui la utilizzavamo per la sagra, e quindi un momento fortemente aggregativo per tutto quanto il quartiere. Tristezza da parte mia, tristezza negli operatori pastorali, però chiaramente non ci arrendiamo, ora cercheremo il prima possibile di sistemare, di pulire, e si ripartirà.